Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Spero che la luce sia giusta, non dia troppo fastidio. E oggi facciamo un video, faccio un video tag, non mi ricordo il nome, The Ride or Die Makeup, mi pare. Comunque, in pratica, vi faccio vedere per ogni categoria di makeup il mio preferito. Ecco, e fin qua, ok. Adesso volevo fare una piccola premessa. Mi scuso tantissimo per l'abbigliamento. Come potete vedere, indosso un bellissimo pigiamino. Abbastanza imbarazzante e caldo perché io sto morendo di freddo. Voi sapete che io comunque, se un po' mi conoscete, sono molto, come dire, cerco di essere molto sincera, molto veritiera con voi, quindi se io ho freddo, mi metto delle cose calde, eppure se sto facendo un video me ne sbatto altamente. E mi beccate in pigiama, quindi tutte le youtuber di questo mondo sotto stanno in pigiama e sotto sono vestite bene. Io ho freddo, sono vestita male pure sopra. E va bene, iniziamo così. Allora, qui ho una piccola lista giusto per non scordare niente, ma qui ho tutti i prodotti pronti. Iniziamo subito dal correttore. Allora, correttore che metto proprio nell'alto dei cieli, non lo trovo più, eccolo qua. Oh mio Dio, è il Pro Longwear Concealer di MAC che io ho nella colorazione NV20. Questo qua. Perché sì, perché è ottimo, dura, fa un effetto lifting, finto nel senso di pelle perfetta, quindi ci piace. Poi fondotinta. Adesso come fondotinta, io non so bene come scegliere le cose, nel senso che il mio fondotinta comunque compatto e che preferisco è questo qua di Neve Cosmetics, il Fat Perfection, che io ho nella colorazione Fair Natural, perché sì, perché mi trovo bene, io non ho bisogno di una coprenza eccessiva e questo qua è facile da applicare, è del mio colore, mi uniforma il tutto e sto a posto. Io ad esempio oggi, se vedete, ho solo la cipria, quindi non è che d'inverno un po' di più, mi serve magari qualcosa di più, ma più che altro per dare grassosità alla pelle, nel senso che avendo una pelle secca, d'inverno ho bisogno proprio della crema sotto e di un prodotto sopra che anche se è leggero comunque abbia abbastanza olio, comunque per pelle secca. Anche se stranamente il mio fondotinta liquido, e quello che per me va bene anche d'inverno e d'estate in tutte le stagioni, è questo qua. Che dicono tutti che non è adatto per pelli secche, che è il Sublime fondotinta. Io ho nella colorazione più chiara, che è la 01. Sì, si è anche cancellato il numero, però è la 01, sono sicura, perché io sono sempre quella più chiara, questo qua, che io lo uso tutto l'anno, non mi secca e va bene, anche perché io faccio proprio ti, ho finito. Ne metto proprio pochissimo e vabbè, andiamo avanti. BB cream, sempre puro bio, la Sublime BB cream, mi trovo da Dio con questa. Prima di tutto perché vediamo se riesco a farvi sentire. Non so se si sente, è liquido il prodotto praticamente dentro. E a parte che la cosa bellissima, essendo nella colorazione 01, che è quella più chiara, è perfettamente il mio colore di pelle, quindi top. E poi, essendo così acquoso, così direi idratante, per la mia pelle va benissimo e quando sono cadaverica è anche il mio colore perfetto, avendo anche un po' sottotono rosato, quindi a posto. Andiamo avanti perché sto chiacchierando tantissimo per tutti i prodotti. Cipria, qui è facile, l'indissolubile di puro bio. Mi spiace, tutte cose puro bio, ma io le adoro. Come potete vedere, mi piace abbastanza. E questa è la 01. Poi blush, ne ho tanti, molto belli, però proprio come colorazione e tutto, quello che mi piace di più è questo qua di Kiko, che penso hanno tolto dal commercio, il numero 105, e il colore è questo qua, che è bellissimo. Aspettate che voglio farvelo vedere bene, è a metà tra una terra, un color rosato, un biscotto, è bellissimo. Diciamo che è un biscotto con all'interno un po' di malva. Allora, scusa, dicevamo, chiudiamo qui. Mascara.
Mascara, penso che lo sapete meglio di me, Better Than Sex di Too Faced, una bomba che fa effetto proprio ciglia finte, bellissimo. Terra, ovviamente nel mio caso intesa per fare il contouring, comunque per mettere in questa zona qua sopra, qua sotto, è questa qua di NYX, che in realtà sarebbe un blush, che è top, questo qui. Aspettate che lo apro, spero che si veda, che è bellissimo, è molto freddo, molto grigio, numero HDB22 top, stupendo. Andiamo avanti. Illuminante Angel di Nabla, questo qua, questa bellezza qua, che come potete vedere è molto molto rovinata perché questa cialda viene usurpata ogni giorno praticamente da me, perché l'adoro questo qua, ripeto, Angel, bellissimo, che dire. È veramente bello. Stavo vedendo di là se ho rossetto tra i denti, invece no. Tra l'altro questo è Wonka di Mulac, però lo tampono un attimo, scusate, perché l'ho rimesso adesso e mi sta, ne ho messo troppo, insomma. Ecco perché. Dicevo, che cosa stavo dicendo? Ah sì, che praticamente ero indecisa perché questo è comunque un illuminante dal tono rosato. Invece come tono, diciamo, dorato, io avrei messo il Soft and Gentle, però tra tutti proprio nell'alto, altissimo, dei toppissimi, c'è questo qua di Nabla. Devo cercare di parlare di meno, andiamo avanti. Ombretto. Ombretto, io ho scelto sempre di Nabla. Questo qua che è bellissimo, si chiama Citron. Vediamo se metto a fuoco, sì. Citron. Che io adoro, è un colore spettacolare. Non so se come farlo rendere al massimo. Ci proveremo, ma è veramente, veramente bello, bello, bello. Stupendo, stupendo. Ombretto, andiamo avanti di qua. Scusate che me lo segno, che ho messo un po' di cose insieme, ma queste le facciamo dopo. Andiamo avanti e mettiamo matita occhi. Matita occhi, faccio vedere questa qui, che è di Kiko. Penso che sia un'edizione limitata. Questa qua comunque è un color burro. Però io in generale cioè metto al top proprio i colori burro o molto chiari o bianchi, perché sono le matite che più mi piacciono, comunque morbide che scrivono, non proprio questa. Io avevo questa, altrimenti, che ne so, come matita bianca, anche se adesso non la troverò mai. C'è quella di Wycon, vediamo se la trovo. Non penso di trovarla. Eccola qua, ce l'ho fatta. Ad esempio questa qua di Wycon pure mi piace, però in generale proprio le matite bianche o burro, non ce ne ho una top. Primer occhi. Questo qua, l'Urban Decay Primer Potion, questo qui, e non vi dico questo a caso perché a me questo qua, ce l'ho qua dietro, scusate, ok, questo qui, il Shadow Insurance di Too Faced, a me non piace. Infatti io magari ce ne ho molti di campioncini perché li prendo nei cofanetti, nelle palette, però ad esempio li uso. Questo è qui perché sta, questo qui sta qua perché è nuovo, ma io di solito li porto dal mio ragazzo e li uso da lui perché non mi piacciono. Questo qua invece è il mio preferito e precisamente nella colorazione, come si chiama, quelle per pelli mature, non mi viene il nome, però questa è original, però la mia preferita è quella là che non mi ricordo, l'anti-age. Che secondo me è il migliore, soprattutto per me, perché avendo la pelle secca, quello va a idratare. Poi matita labbra sicuramente questa qua di Wycon. In generale, allora, quelle fatte così, non so se vedete bene, quelle comunque che si temperano, nere con dietro il colore, sono le mie preferite, si asciugano, rimangono lì per anni, potete usarle tranquillamente come rossetti e mi piacciono veramente tanto, ma per la precisione questa qua, che
come potete vedere, ma non vedrete mai, si è cancellato anche il nome e il numero. Io il numero non me lo ricordo, ma so che questa è la Bronze. E è bellissima, è veramente bella, l'ho usata tantissimo. Ve ne metto una quasi nuova. L'ho usata veramente tanto. Perché in generale quelle lì, come matite labbra, ma quella proprio sta sopra. Vado un attimo giù perché mi è cascato un altro prodotto. Eccomi. Allora, andiamo avanti. Questo video sta diventando un delirio totale, però io sono così. Quindi l'ho già detto in vari altri video, non voglio fare la precisina. Io faccio, cioè, mi pongo per come sono e io sono così, quindi se non vi piace il modo di essere, bye. Nel senso che non siete costretti a guardare questi video. Andiamo avanti. Dove ero rimasta? Oh mio Dio, matita labbra, sì, palette. Coerente come sono, solitamente quella che vi ho fatto vedere l'altra volta, che vi ho fatto la recensione, vi ho fatto gli swatch e vi ho fatto vedere anche un trucco, è questa qua, la Model Renaissance, che non so come si pronunci. Questa qua bellissima di Anastasia Beverly Hills, che ha questi colori qua stupendi, veramente stupendi. E se volete vi farò altri trucchi perché è bellissima, ma come ho detto in quell'altro video, secondo me la palette migliore come colorazione e tutto, soprattutto per il mio tipo, cioè per i miei occhi, e quindi rimane questa, senza ombra di dubbio. Ciglia finte. Allora, ciglia finte, io non saprei, magari se mi capita qualche volta uso i ciuffetti questi qua della Essence, però io non metto quasi mai ciglia finte perché utilizzando vari combo di mascara riesco ad avere un bel effetto. Però se devo dire proprio delle ciglia finte che mi sono piaciute, facili da mettere, tutto quanto, quelle della Kiko, quelle normali o comunque quelle della Kiko mi piacciono molto. Però voglio specificare che non ho mai provato tanti tipi di ciglia finte, quindi va bene così. Però quelle di Kiko, che adesso non ho qui perché le avevo usate e le ho buttate. Eyeliner, quello che era cascato prima, questo qua di Kiko. Questo qua fatto così con il pennellino in feltro, sarà feltro, sì, così praticamente, non so come farvi vedere meglio. Se mettesse a fuoco sarebbe bellissimo. Ecco qua col pennellino così e mi trovo da Dio. Vediamo se c'è un nome. Precision Eyeliner, questo fatto così, comunque bellissimo, facilissimo e dura. Sopracciglia. Allora, sopracciglia possiamo dire di dividerla tra virgolette in due categorie. Se io in generale metterei soprattutto per comodità, sia per il risultato finale, ma soprattutto per comodità, questa qua, queste qui di Kiko, fatte così. Questa è la 04 Precision Eyebrow Pencil. Quelle che da una parte hanno il pettinino fatto in questo modo e dall'altra parte hanno una mina molto molto fina. Infatti in dotazione vi danno anche il temperino apposito perché la mina è molto piccola. Con queste matite riuscite a fare un tratto ben definito, fatto bene, senza problemi e velocemente, so cosa è importante. Però io ho voluto mettere anche questo prodotto qui di Inglot, che è il Brow Liner Gel. Il mio è la colorazione 16, comunque quello così in pot. E come eyebrow gel io scelgo questo qua perché secondo me è il migliore come durata, stesura, hanno una vasta gamma di colori, quindi mi piace molto. Ok, siamo arrivati diciamo al clou del discorso, perché vi sto per illustrare le cose secondo me più importanti per chi ama il make-up, ovvero rossetti e tinte. Rossetto. Rossetti. Allora, penso che voi lo immaginiate già, MAC e il rossetto, vediamo chi lo indovina, anche se vedete, cioè non mento, guardate a che punto sta, questo è Ruby V di MAC, quindi direi proprio lui, lo conoscerete sicuramente, quindi Ruby V, bellissimo, il primo rossetto di MAC che ho comprato, tra l'altro.
come tinta ho scelto la NYX Lingerie nella colorazione Embellishment, il numero 02. Questa qua. Allora, non solo come, cioè non l'ho scelta solo come durata, eccetera, ma non so come farvela vedere. Allo scoprino così, non metti più a fuoco questa telecamera, non metti a fuoco, grazie, ma soprattutto per il colore. Non profuma, però il colore è stupendo. Vediamo se spostando la luce riesco a farvela vedere meglio. Eccola qua, sì, questa qui che è bellissima, che tra l'altro è abbinata alle mie unghie. E va bene. Diciamo che abbiamo finito qui il video. Ho finito qua il video, spero che vi sia piaciuto. Per qualsiasi altra domanda su qualsiasi cosa chiedete pure. Ovviamente questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo, potrebbero non piacermi più, anche se penso sia una cosa molto difficile visto che li amo. Però sì, mi piacciono. Non so più che cosa dire perché è da molto che non faccio qualche video, quindi sono un po' in imbarazzo. E ci vediamo alla prossima. E buon Halloween a tutte, visto che tra poco è Halloween. Ciao!